vi capitasse, seguendo la via Francigena o l'autostrada del Sole, di veder Orvieto, urbs vetus, su un colle tufaceo. Entrate e da piedi avvicinatevi al Duomo, cuore della città, per ammirare la cappella di San Brizio, affrescata da Luca Signorelli. Come fosse divenuto santo questo ribelle alla vita monacale non c'è dato sapere. Dopo aver deriso preti, subito processi, minacciato di lapidazione, lavata l'anima nel fulvo tevere, tornò a Tours da vescovo e vi morì nel 444. Il caso talora è benigno. Così fu per Luca Signorelli, lo vediamo nel suo affresco, preferito a Perugino, assistito da Beato Angelico e da una biblioteca di 300 volumi per illustrare la cappella del santo per caso. Dirimiamo subito il dibattere sulle lunette. Tre di Luca, uno dell'Angelico, dipinge un coro angelico di tenori, soprani, contralti e bassi con sfondo oro, insomma, alla sua beata maniera. Nelle altre, Luca, al luccichio delle aureole, preferì consultare i teologi dei 300 libri e rappresentazioni necessariamente piramidali di dottori, apostoli, martiri e vergine indubbiamente verosimili. Evitando capogiri, passiamo alle pareti, iniziando dalla storia che altrove non troverete, quella dell'Anticristo. Chi fosse costui? Mai lo saprete, perché non è mai esistito. Dovrebbe apparire, secondo l'Apocalisse di Giovanni, proprio in quel nefasto giorno, proprio in quel nefasto evento. Ma nell'affresco c'è materia per un libro di storia italiana. A sinistra Luca con l'Angelico, che per rendersi diversi dai moribondi ai loro piedi vestono manti funerei, poco coerenti nel colore, e se fosse un quadro appeso si dovrebbe aggiustare quotidianamente per l'ingombrante peso del buco nero. Dietro all'ebreo, mi spiace, ma non siamo ipocriti, che paga una prostituta perché faccia il suo mestiere e l'assistente di lui che conta le monete con parsimonia, ci par di intravedere il profilo di Raffaello ed a destra Dante o Petrarca ed Orazio Baglioni con le mani sui fianchi. Per taluni il frate che alza il dito al cielo potrebbe essere Savonarola che, come Giovanni, annunciava sciagure. Certo è che il predicatore dagli occhi spenti, simile a Gesù, è l'amplificatore di Satana, che gli suggerisce le parole di lusinga, di fortuna, di tempi d'oro, argento ed ogni terrena beatitudine. E per assicurarsi che il pupazzo non crolli sotto tante falsità, lo sorregge con il braccio. Un dettaglio. L'Anticristo ha lo smalto rosso sulle unghie dei piedi. La furia dell'invidia, dell'odio,
è scatenata e l'anticristo, dotato dell'ambiguità, sentenzia decapitazioni, guarisce falsi malati, prezzolati, per recitar la scena. Ma l'arcangelo Michele dal ciel scaccia Lucifero, l'anticristo, e qualsiasi altro mistificatore, e con raggi infuocati sconfigge i miscredenti. Che ci resta da dire? C'è un vuoto nel mezzo da riempire. Forse sulla terra c'è spazio per una umanità, un terreno da zappare, seminare, coltivare, col sudore che sia inizio di una civiltà migliore? Nella scena successiva sull'opposta parete c'è la resurrezione. Gli arcangeli suonano l'inizio dell'Apocalisse. Dovrebbe essere sulle cime dell'Armageddon, ad un centinaio di chilometri da Gerusalemme, e all'istante s'aprono le tombe, si elevano i morti in carne ed ossa, sono già risorti, uomini, donne, persino scheletri, ed i bambini? A loro i nudi sono vietati. Ed in effetti ci par d'essere in una spiaggia di nudisti, ove alcuni fanno le sabbiature, altri ne escono rinvigoriti, senza segni di dermatite, ed i meno accorti si sono addormentati, evaporando. Giovani, sensuali, sessualmente esibizionisti, s'abbracciano, conversano, si raccontano esperienze, c'è chi ha secoli da raccontare, altri millenni. Un dettaglio, non ci sono i cinesi né i risorti di colore. Non riconosciamo alcuno per cui loro pensano il peggio è passato. Ma che scherzi sono questi? Dopo tante sofferenze, morsi di vermi e topi, ridotti a cenere, chi sono questi che il diavolo li porti? Non sono i vigili del buon costume, ma demoni venuti a prendere il bottino. Qualcosa non ci torna. I satanassi sono avidi di anime o di carni? E gli arcangeli che ci stanno a fare? Rinfoderano la spada? Fingono di non vedere? Possibile non ve ne sia uno che si salvi? Forse quello al diavolo sfuggito, precipitando a testa in giù, finirà col collo rotto là da dove era ripartito? Non aveva diritto, non dico ad un avvocato, quantomeno ad un processo equo? 300 libri devono aver confuso i teologi. Ci par di riconoscere qualcuno nell'immonda mischia. Non lo rivedremo in paradiso, ove si incoronano gli umili e non gli eletti. Guardiamo con attenzione. Nudi, giovani, belli, alcuni riconoscenti al Dio degli eletti. E qui un'altra buccia di banana dei teologi. Poiché tale è il nome del Dio ebraico. C'è molta confusione anche nella scena. Alcuni critici sostengono che la monotonia esprima armonia. Dissentiamo. La parte che preferiamo dell'affresco è quella alta, ove un quintetto suona compostamente in un salotto molto riservato dalle pareti d'oro, temiamo inadatte ad un'acustica perfetta, per cui cessiamo il nostro umile canto.